Voi potete vedere stasera la presentazione di un bambino, perché noi non battezziamo i bambini, quindi tu stasera vedrai cosa facciamo con i bambini, e poi invece vedrai cosa facciamo con i grandi, ok? E tutto questo ve lo voglio spiegare Bibbia alla mano, perché al di là se ti piace o no, perlomeno potrai dire qualcosa di quello che dicono. Quindi abbiamo la presentazione di Gioele, poi abbiamo il battesimo di tre giovani, ma abbiamo battezzato anche persone di 80 anni, ok? Perché l'importante è quello che noi accettiamo, quello che Dio dice. Cosa voglio farvi sapere stasera? Almeno qualche punto base. Che cos'è il battesimo? Vai pure. Il battesimo è un impegno solenne preso coscientemente dal credente, quindi coloro che si prepara, che ha trovato Gesù Cristo il proprio Salvatore. E noi vediamo, vai avanti, che Gesù stesso, in Matteo 3,16, dice che è stato battezzato e dice che lui è uscito dall'acqua. Quindi non ha messo un po' d'acqua in testa, ma è uscito dall'acqua. Anche perché poi più avanti vedremo, possiamo vedere dopo come in effetti Gesù Cristo si è battezzato, e la parola battisma, vai avanti, vai, il battesimo quindi è un patto, è il patto che il credente fa. Quindi questi ragazzi oggi hanno fatto un patto con Dio, non con la Chiesa evangelica. Non esiste fare un patto tra me e te, se lo porta il vento. È un patto tra la persona e Dio. Vai avanti. E questo è uno dei tanti esempi, ormai lo fanno da tutte le parti, ok? Nel mare, negli stadi, perché è qualcosa che il cristiano incomincia a capire che è biblico. Gesù stesso è stato battezzato. Vai avanti. Qual è il significato del battesimo? Il battesimo non salva. Loro stasera si battezzano, anch'io mi sono battezzato, ma ero già battezzato nella Chiesa Cattolica, ok? Ma è diverso, perché adesso il battesimo non è che tu lo fai e vai in paradiso. Tu sei entrato qui dentro, non sei diventato evangelico, giusto? Se tu entri in un'officina meccanica, non diventi un meccanico. Quindi cominciamo a non credere alle fesserie che se fai qualcosa sei salvato. Il rapporto di salvezza viene dal fatto che tu credi in Gesù e fai un patto con Lui. È come un matrimonio. Tu decidi di sposarti, giusto? Lui è pronto, tu sei pronto a incontrare Gesù? Se segui Gesù, il matrimonio va bene. E così la vita spirituale. Vai avanti. È una pubblica confessione di fede. Vai avanti. E dice: combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna al quale sei stato chiamato e per cui hai fatto una buona confessione di fede davanti a molti testimoni. Ci vogliono sempre testimoni, perché tu ti possa ricordare che hai preso un impegno. Loro lo fanno davanti a Dio, davanti alla Chiesa, davanti agli amici, davanti alla gente in comune e anche davanti al diavolo, perché questo gesto, adesso lo vedremo, vai avanti. Ho cercato di fare col PowerPoint per vedere dei versetti e per renderlo un più semplificato, ok? Come ho detto prima, il battesimo non salva, è una testimonianza esteriore della conversione interiore. Cioè, quello che fanno non è perché qualcosa che si vede solamente, ma qualcosa che dimostrano visivamente per qualcosa che hanno deciso dentro di loro. Vai? Vabbè. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti in Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più alcun potere su di Lui, perché in quanto Egli è morto per sempre, ma in quanto Egli vive, vive a Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi in Gesù Cristo nostro Signore. Vai avanti. Ora, c'è una Giovanni 3, quando Gesù incontra un sacerdote, Nicodemo, e quella sera Nicodemo dice a Gesù: io so che tu sei il Signore, il Salvatore, sei il Maestro. Vai avanti. E cosa dice?
io voglio vedere quello che tu fai. E Gesù dice a Nicodemo, al sacerdote, che lo va a trovare di notte per non essere visto, e gli dice: Nicodemo, io ti dico una cosa, ciò che nasce dalla carne, se tu non, se non nasci da acqua e da spirito, non vedrai il regno di Dio, il regno del Padre nostro, per intenderci, venga il tuo regno, quello si riferiva, no? Ma ti dico anche che se tu non nasci di nuovo non vedrai il regno di Dio. E Nicodemo dice: può un uomo di 80 anni rientrare nel grembo di sua madre? Come faccio a nascere di nuovo? Ma Gesù dice: no, Nicodemo, ciò che nasce dalla carne è carne, ma ciò che nasce dallo spirito è spirito. Ora, quello che voi vedete stasera è una accettazione nella loro vita. Non, loro non accettano il mondo evangelico, loro accettano Gesù Cristo nella loro vita. Questo è il battesimo, ok? Vai avanti. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove, e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo che si va rinnovando nella conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. La cosa bella è che loro racconteranno qualcosa prima di battezzarsi, vi diranno agli amici, anche a chi non conoscono, perché lo fanno, cosa è successo. Ora, loro possono dire quello che vogliono, no? Ma sicuramente chi le ha conosciuti, da prima a dopo questo passo, deve tirare e dice: ma in effetti questo ragazzo, questa persona è cambiata da quando ha preso questo passo. Quindi quello che oggi va a fare è, infatti, ricordate cosa ha detto a Nicodemo: devi nascere di nuovo. Quindi da stasera, dopo questo battesimo, loro non hanno finito un cammino, loro iniziano un cammino. Abbiamo stasera la presentazione di un bambino, no? Invece di battezzarlo lo presentiamo. Ebbene, questo bambino adesso deve crescere, svilupparsi, giusto? Spiritualmente è la stessa cosa. Quello che loro sanno di Dio è poco in confronto a quello che accadrà e quello che Dio potrà fare nella loro vita. Questo è il concetto. Vai avanti. Quindi abbiamo detto che il battesimo non salva. Quindi i bambini, vieni qua, come si chiama tua figlia? Sara, vieni un attimo qua, puoi venire? Ce la fai? Sara? Vuoi venire qui? No, vuoi venire tu? Vieni, vieni. Tanto, sono sempre bambini. Ok, vieni qua. Come ti chiami? Erika. Erika, che bel nome che hai. Se io ti dico adesso di pregare, tu riesci a fare una preghierina a Gesù? Ok. Chiudi gli occhi, fai una preghierina piccolina a Gesù. Di cosa vuoi dire a Gesù? Figlio... Amen. Ah, che bravo. Adesso prendiamo un adulto. Perché ridete? Sapete perché ridete? Perché Gesù ha detto che il regno di Dio appartiene ai bambini. Perché lei non si è fatta vergogna di entrare qua dentro, di fare una preghiera spontanea. Sono gli adulti che si vergognano di Gesù. Ma impara che quando entri qua dentro puoi fare come Erika. Gesù, grazie, Gesù ti benedico. Gesù è semplice, non è un'istituzione, non è... Gesù è uno stile di vita, è come il sangue che ti scorre dentro, è vero? Grazie, vai con l'amica tua. Vedete, io voglio predicare ai bambini, perché loro accettano Gesù. Sono gli adulti che si fanno tutte queste, costruiscono questi castelli. Ma perché? E cosa dirà la gente? E se poi non funziona? Se io dico preghiamo per la nonna che sta male, cosa dirà lei? Dirà di sì. Sono gli adulti che diranno: ma è grave mia nonna. Mancanza di fede. Ecco perché dice, bella quella frase, quella è la rivalsa dei bambini. E io ti dico, tu che sei professore, presidente della Repubblica, tu che sei re del re sulla terra, io ti dico che se tu non diventi come questa bambina, tu non entri nel regno dei cieli. Sì! Sono contento. Perché tutti quelli che se la credono si devono umiliare. Devono diventare semplici. Sapete, Gesù era per la strada e ha detto: portatemi i bambini. Gli adulti: bambini no, vicino a Gesù, dai, sua altezza, sua signoria, portatemi i bambini, perché voi non entrate, ma loro devono entrare. Io quando ho avuto problemi a casa, quando ero appena sposato, ho fatto una cosa da furbo: ho preso i miei figli,
ci siamo messi a tavola e abbiamo cominciato a pregare. Bambini, preghiamo perché ci vogliono togliere la casa, perché c'erano dei problemi che avevano fatto altre persone dove abitavo io. Ma non avevo deciso di non andare con l'avvocato, ma di andare per via legale con il Signore. E siccome ha detto che molto può la preghiera del giusto, ho detto: i miei figli sono giusti. Ok? Io posso avere qualche problema, perdo la pazienza, ma Dio no, i miei figli no, sono giusti davanti agli occhi di Dio. Quindi ho fatto pregare loro, abbiamo pregato insieme. Io sono l'unico su 12 location dove io abito, tutti sono andati dall'avvocato, sono andati al TAR, io no, a parte che non avevo soldi, quindi mi serviva proprio la fede, ok? Perché una cosa devo fare, comprare la casa o... E senza andare al TAR io non ho avuto nessun problema, ok? Quindi io ho potuto rimanere lì dove avevo comprato. Questo vi voglio dire, perché vi dico queste cose? Abbiate fede. Ma vi posso dire tante cose sul lavoro, sulla salute, sui sentimenti, sulla guarigione delle proprie ferite, di qualsiasi tipo sono. Dio non ha limiti. Vai avanti. Vai. Vai. Il battesimo ha un significato simbolico. Questo dice: ignorate voi che tutti noi siamo stati battezzati in Gesù Cristo e siamo stati battezzati nella sua morte? Ancora non esce la parola, ma qui dentro c'è dell'acqua, ok? Oggi sono fortunati, più calda, l'ultima volta era un po' fredda perché la caldaia non andava bene, quindi tremavano come delle foglie, ma oggi è roba da fare il bagno, veramente. L'immersione, il battesimo, poi lo vediamo, vuol dire battisma, vuol dire immerso. Quindi quando la persona si immerge, se rimane lì, cosa succede? Che muore, giusto? Quindi per quello dice: voi siete stati sepolti attraverso il battesimo di Gesù Cristo. Quindi tu devi in un qualche modo assomigliare a questa morte e risuscitare, perché quando esce dall'acqua tu hai una sensazione e comunque è come se passassi dalla morte alla vita. Noi dunque siamo stati sepolti con Lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche voi, similmente, perché camminiamo, se siamo uniti a Cristo per una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della risurrezione. Se io accetto di morire oggi per seguire Gesù, è sicuro che io risorgo come Lui. Questo è il significato della parola. Siamo d'accordo? Vai avanti. Poi se vuoi ti diamo tutti gli appunti. Ok, quello che dicevo prima. La parola battesimo proviene dal greco batismos, lingua del Nuovo Testamento, che significa immergere. Quando una pezza, una spugna, la si mette sotto il livello dell'acqua, si dice batisma, ok? Questo è il livello dell'acqua, questa è la pezza, deve andare sotto. Quindi battezzare non è il termine nato per fare il passaggio dei credenti, è una parola che veniva adoperata per fare qualsiasi cosa che aveva a che fare con il livello dell'acqua, ok? Come la croce, non è stata inventata per Gesù. Era una tipo sedia elettrica per i romani di allora, no? Una fucilazione, ok? Quindi ragioniamo, so che lo sapete, voglio solamente evidenziare queste cose perché mi serve per spiegare quello che andiamo a fare. Quindi battezzare vuol dire immergersi. Il battesimo va amministrato secondo l'insegnamento di Cristo, che dice: andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che io vi comando. Cosa sono queste cose che dobbiamo insegnare? Se noi non leggiamo mai la Bibbia, io quando dicevo di essere credente, non so voi, ma io non avevo mai letto la Bibbia. Quindi arrivavano i testimoni di Geova e mi raccontavano quello che volevano. Avevo un problema, andavo da qualcuno e mi diceva quello che voleva. A un certo giorno mi sono sfottuto e ho detto: ma scusate, domani davanti al bivio, io chi devo seguire? Le persone che sono qui, che vengono in chiesa da noi, non devono seguire me. Io sono un autoparlante che fa uscire un suono che ti dice la via per di là. Il pastore nella chiesa evangelica è una guida, non è il salvatore. Perché Gesù, vi ricordate? Al cieco, al lebbroso, al muto, alla prostituta, dimmi tu, qualsiasi altra, cosa ha detto? Ti sia fatto secondo la tua fede. È chiaro che non ci piace sentircelo dire, no? Perché è come se è colpa tua.
Non hai fede e non ricevi, ma questa è la verità. Ok? Allora cosa vuol dire avere fede? Non vuol dire sapere che Dio esiste, ma credere che Dio lo può fare. Ok? Sembra uguale, ma Ebrei 11, la fede è certezza di cose che speri. No? Tu hai un problema da risolvere? Vuoi risolverlo? Dio ti dice, devi avere fede. Da qui a qui dice, devi avere la certezza di credere, di ricevere quello che speri. Dice nella seconda linea, sempre nello stesso versetto, è dimostrazione, quindi alla fine devi dimostrare la fede. Non è un alito. Dove sta la fede? È dimostrazione delle cose che speri. Ok? Dimostrazione. Quando queste persone, vi ho detto, sono venute in questa chiesa e avevano problemi di salute, tanto di certificato, io gli ho parlato di Gesù. Non sono io a guarire, ma gli ho detto come si fa a guarire, li ho portati a un livello di fede, ascoltando la parola, e a quel punto Dio ha potuto agire. Fede vuol dire credere che Dio lo possa fare, al di là di ogni dubbio. Vai avanti. Questo è Rostan, per chi l'ha conosciuto, abbiamo fatto le cose sulla spiaggia, scegli Gesù sulla spiaggia, che facciamo i bagni, è un nigeriano che viene da Milano, vai avanti, si può battezzare nel mare, noi preferiamo farlo qui, perché queste sono le spiegazioni che servono, perché la gente può ascoltare bene cosa, come va fatto, vai? Guardate qua. Io non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare e furono battezzati. Guardate, al tempo di Mosè, furono battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè. Mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale. Guarda adesso. Te lo ricordi? Il film 10 comandamenti? A questo si riferisce. Quando il popolo di Israele, il popolo di Dio, scappava dall'Egitto per andare nella terra promessa, a un certo punto è arrivato lì e ha trovato il mare e ha detto: Dio, ci hai liberato dall'Egitto e adesso vuoi che moriamo qui? Ma che Dio sei? No? Così hanno detto. Ma Mosè aveva un bastone, dell'autorità, della fede, ha fatto quello che Dio ha detto, anche se era impensabile. Quindi la guarigione, la liberazione, il miracolo che tu aspetti. Se Dio ha aperto le acque, non c'è nulla che non possa fare per la tua vita. Smetti di lagnarti e comincia ad avere la fede in Dio, non nel mondo evangelico, ma in Dio. E non sarai deluso. Dio non delude, chiaro? Anche se non ci credi, Dio in amen. Ok, fammi un sorriso. Ok, Dio ti vuole bene. Ha aperto il mare ed è sono passati, hanno attraversato. Ma notate una cosa, questo è il popolo di Israele, beh, chiaramente non c'era la foto perché il fotografo ha perso il rollino di allora, però per intenderci il popolo è passato, dove? Attraverso l'acqua, ecco perché dice figura del battesimo, infatti sono passati nell'acqua, sono usciti dall'altra parte e poi cosa è successo, vi ricordate? Cosa è successo? Si è chiusa l'acqua e sono morti gli egiziani. Cosa vuol dire questo? È un cambiamento. Vanno dallo stato di schiavitù, il battesimo, accetti il battesimo, il passaggio, e dove vai? Nella terra promessa. Cioè tu devi volere andare nella terra promessa, devi volere Gesù, devi volere la fede. Non puoi dire sono nato e che stai a fare qui? Mi hanno messo qui da piccolino. No, non è fede questa. Fede è certezza. Perché quando ti vengono i dubbi, vi faccio un esempio. Oggi ho avuto un dolore qua. Accendo la televisione, chi vedo? Medicina 33. L'avete visto anche voi? Cosa dice? Che tutte quelle cose che hanno a che fare con quella cosa, devi fare le analisi perché potrebbe essere un calcolo, ma se non è un calcolo diventa un tumore, quindi la vita è di 6 mesi. Cosa è successo in quel momento nella mia testa? Mi fa già caldo. No? Vado a fare le analisi, aspetto che mi passa. Vabbè, aspetto che mi passa. 2 giorni, ce l'ho ancora. Aia. Cominciamo, no? Vedo che molti sono interessati a questa cosa.
Quindi cosa succede? Che pian piano io incomincio ad aver paura e diventa sempre più grande, sempre più grande. Vado a fare le analisi. Speriamo che non sia così, speriamo così. Schiappini, sì, le analisi. Lei ha... E lì già c'è un infarto. Se non avevo... Lei ha un calcolo. Ora mi ricordo in Giobbe 5:23, mi sa che dice: quello che temo, quello ricevo. Quello che avevo paura, quello mi è capitato. Ma io non sapevo questi versetti. Allora torno indietro. Non è andata così, ma alcune volte capita così, giusto? Allora, quando mi arriva un dolore, io non sto ad aspettare, vado dal medico, io immediatamente dico: tu potresti essere il cancro più grosso della mia vita, ma io ti dico che nel nome di Gesù Cristo tu non hai diritto legale di stare nel mio corpo. Quindi dolore, qualunque cosa tu sia, infermità, io ti mando via nel nome di Gesù. Fede è certezza di quello che spero. Io spero di non essere malato, ma dice che devo partire da una certezza, ok? Se io comincio a dire: Signore, guariscimi, sì, non ho nulla, speriamo di non avere nulla. Gesù dice: ma ci credi o hai speranza? Parliamo. Cosa ti devo dare? La guarigione o l'esito del dottore? Cosa vuoi? Guarda che Dio non è un interruttore che... Forse, infatti la bambina già, no? Io sono andato in crisi per il segno della croce. Perché? Perché mi avevano detto che quando vuoi parlare con Gesù, vai, come se aprissi una porta, giusto? O dico cose sbagliate? È così? Solo io lo facevo? Facevate così anche voi, fate così anche voi, giusto? Oh, no, ancora sto dicendo una fesseria, per me era così. Pregavo, dicevo tutto quello, poi... Ok? E poi andavo a ballare, musica, sesso, rock and roll, no? Perché Gesù sta là, io vado d'altrove, ok? Boh, che è successo? Che alcune volte passavo davanti alla chiesa, il cimitero, una croce, un funerale, mi è venuto il dubbio che la sera quando andavo a pregare e andavo da Gesù, è vero che ero solo io complicato così, però per farti capire che facevo la mia preghiera e poi finivo, dice: ma se io ho fatto una croce in più, probabilmente io ho chiuso, ho pensato di parlare con lui, invece Gesù era fuori, quindi per sicurezza rifacevo la preghiera. Io non volevo stare fuori col Signore, io cercavo veramente il Signore. Quindi se mi hanno detto che il segno della croce, quando ho capito che non c'era bisogno, non posso e non posso fare la preghiera e la vita come se fossi fuori dalla croce, ma è sempre davanti a Dio. Infatti quando dice confessate i peccati, non sta mica dicendo di dirlo, c'è un'altra persona, la vedevo là. Non mica stava dicendo di dire i miei peccati a Dio, Dio li sa già. Dio vuole che io vada a confessare i peccati, in questo caso al pastore o ai responsabili, per un fatto di umiltà, perché mi aiuta a non farlo più. Perché il pastore mi incontra e mi dice: hai fatto ancora quel peccato sta settimana? Invece no, io se devo pregare, confessare, vado ad Assisi. Vai molto, anzi, vai a Innsbruck, ok? Lontanissimo, così nessuno sa i fatti tuoi. Ma non ti aiuta a non peccare più, vero o no? Invece quando tu rivedi la tua guida spirituale, che ti fa: Fabrizio, come va la tua vita? È messa a posto? Ce l'hai fatta? Non ti accusa, ma certamente è come quando vai dal dottore: come va la pressione oggi? Va meglio? È la stessa identica cosa. Quindi, ritornando al discorso del battesimo, accettare Gesù vuol dire fare un passaggio che deve comportare un cambiamento. Io non posso battezzare. Queste persone si sono preparate, hanno valutato, infatti 26, 27 anni, 18, 16 anni, hanno età diversi, ok? Anche 80 anni. Devi decidere di battezzare. Nessuno gli ha detto lo devi fare perché sei figlio di o vieni in questa chiesa, no. Ti senti, anzi, noi diciamo: ti senti pronto? Perché se non ti senti pronto, è come fare un matrimonio che sei, è come se sposi qualcuno e ami un'altra. Fare il battesimo senza avere il cuore per Dio è come fare adulterio. Cioè, ti sentirai di aver fatto una cosa sbagliata. Invece devi volere battezzarti, ok? Ecco perché i bambini non hanno bisogno di battezzarsi. Vi ricordate cosa diceva Giovanni Battista? Pentitevi, razza di vipere! Cioè, quelli andavano da Gesù e questo gli gridava: vipera, pentiti, stai peccando, cambia vita, la scura è già pronta alla radice della... Non dice così? Dice così, Matteo 6, 7. Ok?
Quindi cosa vuol dire? Che andava giù pesante Giovanni Battista, perché non voleva far capire, devi cambiare, vai avanti. Chi può essere battezzato e quando? Vai. Il battesimo va fatto non alla nascita, ma alla nuova nascita. Cioè, stasera presentiamo Gioele, adesso starà ai genitori, educarlo, e quando crescerà, Gioele, quando arriverà all'età anche prima di loro, non è un problema, deciderà se battezzarsi o meno, ok? Quello che conta, sapete che nella Bibbia c'è scritto che i peccati dei genitori cadono sui figli? Tu puoi battezzare tuo figlio, ma se tu pecchi, i tuoi peccati cadono sui tuoi figli. Quindi a cosa serve battezzare? Se poi tu pecchi e Dio ti dice che sono i peccati dei genitori che cadono, vai? Quindi avere ascoltato la parola di Dio. Cosa ti battezzi se non hai mai ascoltato la parola di Dio? Gioele ha ascoltato la parola di Dio? Vai? Aver creduto con tutto il cuore e accettato Gesù Cristo come Signore e personale Salvatore, vai? Essere ravveduti, cioè ravvedersi cosa vuol dire? Che sto andando di qua, conosco Gesù e vedo che la mia vita è sbagliata e a questo punto decido, ok, vado con Dio. Non vado nella chiesa evangelica, se vieni qua ti perdi, devi cambiare stile di vita, punto, ok? Manifestare i frutti del ravvedimento, ecco quando dicevo, voi li avete visti come amici, come familiari, quindi più di voi che conoscete coloro che si battezzano, potete veramente vedere se queste persone sono cambiate. Se non sono cambiate, ditegli pure, non ti battezzare perché la tua vita non è cambiata. Perché comprende un cambiamento, no? Dalle tenebre alla luce. Prima non credevo, adesso credo. Prima peccavo, adesso ho smesso. Vai? Esprimere personalmente e volontariamente il desiderio di essere battezzati. Come detto prima, noi non obblighiamo nessuno, perché se lo fai e tu non vuoi, domani anche, pensate che tutti quelli che si sono battezzati in questa chiesa sono rimasti? Tanta gente se n'è andata, perché non sono obbligati a rimanere. Se tu non vuoi seguire Gesù, se a un certo punto decidi di peccare, nessuno ti può obbligare a rimanere. Dio è una scelta. Non è il diavolo viene e ruba. Gesù dice che viene e bussa. Vai? In Atti, in Pietro dice, qua quando Pietro fa la prima predica, 3.000 persone, la gente va da Pietro e dice, Pietro, cosa dobbiamo fare per essere salvati? E Pietro dice che per ottenere la cancellazione dei peccati bisogna ravvedersi e convertirsi. Pentitevi, dice, vai? Si diventa figli di Dio sempre mediante la fede e non mediante il battesimo. Vai? In Giovanni dice, capitolo 1, a coloro che hanno creduto che Gesù Cristo è figlio di Dio, gli viene dato il diritto legale di diventare figli di Dio. Perché credono. Cioè noi non ti diamo una carta con su scritto credente. Non c'hai da portare a casa una reliquia o una medaglietta, no, è qualcosa che decidi nel cuore e ricevi nel cuore, amen? Dio viene ad abitare nel tuo cuore. Questo non vuol dire affatto che il battesimo non sia necessario, perché cosa succede? Dice, allora se ti salvi per fede, perché devo battezzarmi? Perché è un atto di obbedienza. Gesù l'ha fatto, vai, lo ha insegnato. Questo è l'eunuco, vi ricordate? Quando Filippo, preso dallo Spirito Santo, viene portato all'eunuco, l'eunuco era su un carro, era un braccio destro della regina di Etiopia, e mentre legge dice, capisci quello che dici? Stava leggendo Isaia, lui glielo spiega, dice, allora io posso accettare Gesù? Certo, e cosa mi impedisce di essere salvato? Niente, siccome stavano percorrendo la strada e c'era un fiume, guarda, qui c'è dell'acqua, ti posso battezzare. Quindi per essere battezzati ci vuole sempre l'acqua. Abbondanza d'acqua, bisogna essere immersi nell'acqua. Vai pure, vai. I peccati non vengono cancellati mediante il battesimo. Se loro si battezzano e non hanno deciso di smettere di peccare, il po' d'acqua non è come se tu fai una doccia, no? Hai rubato, ti fai la doccia e ti senti la coscienza a posto, ok? Togli la zuzzura sopra, la sporcizia, ma quello che c'è dentro il battesimo non lo toglie, siamo d'accordo? Biblico. Ravvedetevi dunque, convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati. Cos'è che toglie il peccato? Che ti dispiace, Signore, io mi dispiaccio che ho rubato, che ho parlato male, che ho fornicato, che
ti deve dispiacere. Se non ti dispiace, qualcuno mi dice: pastore, ma come faccio a sapere che Dio mi perdona? Semplice: se ti dispiace di aver fatto una cosa e non la vuoi far più, tu sai qual è il metro di giudizio. Dio è semplice, siete d'accordo? E spero di rendervelo semplice. Si diventa figli di Dio sempre mediante la fede e non mediante il battesimo. Vai, l'ho detto poco fa. Questo non vuol dire affatto che il battesimo non sia necessario, ok? L'abbiamo appena detto. Infatti, il ladrone sulla croce, lui non poteva. Se io parlo a una persona, vado in ospedale, trovo una persona, sta per morire, e gli parlo di Gesù, e questa persona accetta Gesù, dice sì, mi rendo conto di aver sbagliato, chiedo perdono, voglio Gesù come mio Signore e Salvatore, e poi da lì a 10 minuti muore, perché ha detto chiedo perdono e credo nel Signore, lui va in paradiso. Ma non si è battezzato. Vangelo di Marco, capitolo 16, versetto 16. Chi crede ed è stato battezzato sarà salvato. Chi non crede sarà condannato. È importante farlo, se lo puoi fare. Se non lo puoi fare, Dio ti dice almeno: guarda che se non credi, non ti salvi. Ecco perché non tutti quelli, io non credo, gli ho spiegato, cerco di vedere il frutto della conversione di queste persone, ma non posso mettere la mano sul fuoco che siano totalmente sinceri, Dio lo sa. Però gli ho spiegato cosa vuol dire essere sinceri, che benefici ci sono, ok? Vai avanti, abbiamo quasi finito. Perché il battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, no? Battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e nessun altro nome, giusto? Matteo 28, vai? Quindi non dire altri nomi. Padre, perché hai relazione come figlio. L'unica preghiera che è scritta nella Bibbia è il Padre nostro, leggete. Quando pregate, pregate così: Padre nostro che sei nei cieli. Stai dicendo, Dio vuole che tu lo chiami. Ecco, perché papà? La gente ha un'immagine distorta di Dio? Perché hanno fatto passare Dio con la barba lontano sopra il monte Giove, no, Gesù poverino sempre sulla croce, sempre, no? Lo Spirito Santo, io vorrei fare la domanda, come faccio tante volte quando predico, evangelizzo per la strada, parlo agli amici, gli faccio la domanda: hai ricevuto lo Spirito Santo? Qualcuno sì? Ah, ok. Che cos'è? Scusa, se l'hai ricevuto saprai che cos'è, no? La colomba. L'ho fatto forse comunione, battesimo. È la terza persona. Sì, è la terza persona. Amen. L'ho ricevuto, ok. Come fai a sapere che l'hai ricevuto? Tutto presso a me, stai. No? Gesù mi sta chiamando. Spegnete pure, no, tranquillamente, capita. Sono brutte figure, ma capita, non ti preoccupare. No, è perché in effetti non abbiamo messo il cartello, spegnere il cellulare, è una nostra mancanza, scusate. Tra le tante cose da fare, lo Spirito Santo è la terza persona di Dio, quindi è Dio, perché ti parla, ti insegna, ti riprende, ti guida, si rattrista. Infatti tu diventi santo nel momento in cui ricevi lo Spirito Santo. Se non hai lo Spirito Santo, non sei santo. E non nasci con lo Spirito Santo, ma lo ricevi dopo che ti battezzi. Quando tu ricevi lo Spirito Santo, tu diventi San, come ti chiami? Metti il tuo nome, ok? Io sono San Fabrizio. Perché? Perché ho ricevuto lo Spirito Santo. Quando muoio, dice, e lo Spirito ritorna al Padre. Perché devo ricevere lo Spirito Santo? Devo ricevere la potenza di Dio, la guida di Dio. Perché come posso vedere la guarigione, i miracoli, se non c'è qualcosa dentro di me che lo può fare? Se non potevo farlo prima, perché lo posso fare adesso? Lo posso fare solo nel momento in cui ricevo lo Spirito Santo, amen? Quindi, se tante volte ti chiedi perché le cose non funzionano, fatti una domanda, come dice Marzullo. Hai ricevuto lo Spirito Santo? Come fai a sapere che è lo Spirito Santo? Molto semplice. Hai una convinzione dentro, parli lingue nuove. Marco 16:16 dice: questi sono i segni che accompagneranno chi ha creduto. Vabbè, ma questo mi dilungo troppo. Allora, relazione del padre con il figlio, perché si può parlare di tutto, ma voglio rimanere solo sul battesimo. Figlio, nel nome del figlio, perché diventi coerede di Gesù. Gesù, nel momento in cui ti battezzi, non è più figlio di Dio, ma diventa tuo fratello.
Quindi la famiglia si ingrandisce, ok? Puoi dire che Gesù è tuo fratello? Vi può sembrare strano, ma non è orgoglio, è la volontà di Dio. Gesù ha detto, Dio ha detto, battezzate in nome del Padre e nel Figlio. Perché? Diventi coerede. E poi Spirito Santo, unione divina. Quello che vi dicevo, se non arriva lo Spirito Santo, ma come posso pregare per gli ammalati e questi guarire? Ma come posso sentire la presenza di Dio se non c'è lo Spirito Santo? Sapete come noi comunichiamo con Dio? Attraverso lo Spirito. Noi siamo fatti di spirito, anima e corpo. Lo Spirito Santo non parla col nostro corpo, parla col nostro spirito, amen? L'anima è il nostro cuore, là dove tutto si ferma. Le nostre ferite, i nostri problemi, le nostre gioie, tutto nel cuore. Quindi tante volte abbiamo bisogno di liberare il nostro cuore per comprendere Dio. Vai avanti, abbiamo quasi finito. Ok, dammi quell'altro. Adesso vi parlo della presentazione molto più veloce e poi facciamo l'atto pratico, ok? Poi se avete domande, dopo rimaniamo a parlare. Poi mi devi pagare però, avevo fatto un bel regalo, dai. Mi sono messo oggi da stamattina a fare tutti questi PowerPoint. No, rimattilo ancora un poco. Ok, presentazione di un bambino, non è il battesimo. Va bene? Vai? Vai pure? Vai? La presentazione non è un battesimo. Non puoi confondere le due cose. Abbiamo visto come ci si battezza. Devi credere, devi cambiare vita, devi smettere di peccare, devi avere fede, devi riconoscere Gesù come Signore. Cioè, un bambino non può fare questo. Luca 18,15 dice: gli presentarono anche dei piccoli fanciulli perché li toccasse, ma i discepoli, vedendo ciò, li sgridavano, no? Non portate i bambini vicino al maestro. Gesù allora, chiamate sei fanciulli, disse: lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me, perché, e non glielo impedite, perché di tali è il regno di Dio. In verità vi dico che chi non riceve il regno di Dio come un piccolo fanciullo non vi entrerà. Cioè, chi non ha la semplicità di stare con Dio, di pregare, di credere, non entrerà nel regno di Dio. Amen? Va bene. L'altro versetto, che poi è quello che Gesù è stato fatto. Non avete fatto la foto da seduto? Fatto solo in piedi, che non si vede nessuno? Brava, grazie. Luca 2,22 dice: quando poi furono compiuti i giorni della purificazione di lei, secondo la legge di Mosè, quindi devono passare 40 giorni, portarono il bambino a Gerusalemme e lo presentarono al Signore. Cosa vuol dire? Che loro era di abitudine portare i bambini al Tempio, non al battesimo, ma al Tempio, per presentarli a Dio. E lo hanno fatto con Gesù, infatti dice nel versetto 27-28: egli dunque, sta parlando di Simone, era un profeta, vide arrivare questa coppia con questo bambino e nel suo spirito ha capito che era Gesù bambino, non perché aveva il pannetto d'oro, ok, o la coroncina, era uguale a tutti gli altri bambini, ma nello spirito ha potuto comprendere che quella coppia stava portando Gesù figlio di Dio. Infatti dice: mosso dallo Spirito Santo, venne al Tempio e come i genitori vi portarono il bambino Gesù per fare al suo riguardo quanto prescriveva la legge. Egli lo prese tra le braccia e lo benedisse. Questo faremo oggi. Prenderemo Gioele, lo presentiamo a Dio e lo benediciamo. Punto. La fede dei genitori protegge la vita di Gioele. Se i genitori peccano, loro sono responsabili di maledizione sulla sua figlia, sulla vita dei figli. Sapete che esistono le maledizioni generazionali e vanno interrotte? Come? Accettando Gesù. Guardate, la maledizione nostra non va ai nostri genitori, ma se i genitori fanno delle cose, occultismo, idolatria, magia, tante altre cose che possono provocare, ma non sto qua a spiegarvi questo oggi, produce una maledizione, c'è qualcosa che va a influenzare la vita della persona. Sapete che il secondo comandamento è molto più lungo? Esodo 20, versetto 4 dice: non avere altro Dio fuori di me. Non finisce, non è così corto, e dice: non ti fare nessuna immagine, scultura, né di cose nel cielo, sulla terra, nell'acqua o sottoterra, perché sarai maledetto dalla terza alla quarta generazione. Sapete che abbiamo un Dio geloso? Il secondo comandamento, nella vostra Bibbia, nella Bibbia del cristiano, Esodo capitolo 20, versetto 4, parla di maledizioni quando noi ci rivolgiamo a qualcuno che non è Dio. Ecco perché, che ci costa essere qui ad adorare Padre, Figlio e Spirito Santo?
La parola di Dio, e la parola di Dio parla della storia, della volontà di Dio, del processo di salvezza di Gesù. Adesso tra un po' arriva la Pasqua, no? Gesù è morto, non è che muore ogni Pasqua, ok? È risorto, e la Pentecoste è lo Spirito Santo che scende sulle persone. Se tu non hai ricevuto lo Spirito Santo e vuoi, rimani qui, io voglio pregare per coloro che vogliono ricevere lo Spirito Santo, cioè Dio che ti dà la capacità di sentirlo, di riceverlo, di essere benedetto. Amen? Va bene, siamo pronti. Mi preparate coloro che devono battezzare? Rimanete pure tranquilli. Allora, faremo prima i battesimi. Allora, mentre prepara, venite voi, così cominciate a fare la vostra testimonianza. Venite, così vi presentate. Nel frattempo, mi accendi l'altro? Prova. Sì, prova. Chi è che è il primo? Ok, vai. Non so, il primo che si vuole battezzare. Tanto, vi dovete battezzare tutti e tre. Allora, oggi ho portato un quaderno di testimonianza. Se faccio il predicatore. E sono un falletti. Comunque, ciò che per cui sono qua. Sì, no, vai tranquillo. È per testimoniare Cristo, appunto, la mia testimonianza. Come ho vissuto la mia vita e come attraverso Cristo sono potuto cambiare totalmente. La mia vita prima di conoscere Cristo, vabbè, verso i 5-6 anni, quando ho iniziato a capire qualcosa, però ho potuto vedere come era difficile già a quell'età riuscire a vivere in una famiglia in cui io vedevo mia madre come la punitrice, perché ogni cosa che facevo era sbagliata e questo aveva conseguenze quali non vi sto a spiegare uno. Ho potuto vedere come veramente non riuscivo ad avere altro che rabbia dentro di me, come non riuscivo a vedere ciò che di più mi quell'amore che un genitore dovrebbe dare al proprio figlio, quella sicurezza, quella protezione, non la riuscivo a vedere da parte di mia madre, perché vedevo solo mazzate, solo questo. Però è cambiata. È da dire questo, molto. Attenzione che è una bella esperienza, perché vai avanti, poi dopo. È giusto che sia così. Ora posso vedere come veramente mia madre, dopo che ha conosciuto Cristo, sia totalmente cambiata, non alza più le mani. Quando deve rimprovera, ma nel giusto, non si espone più troppo. E questo dolore, questa rabbia che io avevo dentro, mi stava portando ad essere manesco, mi stava portando ad essere una persona veramente odiosa nei confronti degli altri, perché non riuscivo a vedere le persone come un qualcosa di buono, vedevo tutto cattivo, tutto nero. Ma quando ho iniziato a vedere che mia madre, che la mia famiglia cambiava, che la mia famiglia stava diventando migliore, cioè riuscivo a vedere quell'amore che non avevo mai visto, ho detto qualcosa qui sta succedendo per forza, e ho poi capito che quel qualcosa era Gesù Cristo. Mia madre, mio padre hanno incominciato a venire qua da 7 anni, così 8. E i primi anni non riuscivo a capire perché questo cambiamento improvviso. Poi mi hanno portato qui dentro e ho visto come qualcosa di soprannaturale, qualcosa che va al di fuori di noi, qualcosa che non è umano, qualcosa che non si può trovare qui nel mondo, fosse successo nella loro vita. E ho detto, mi sono messo in discussione, ho detto, se veramente Dio esiste, come ha cambiato la mia famiglia, vorrei che cambiasse anche me. Perché volevo provare quell'amore, volevo provare quella gioia, quel sorriso, perché da piccolo piangevo sempre.
Mio padre mi diceva sempre che se andavo a fare la gara del pianto vincevo il primo posto. Appunto, ho deciso di cambiare, ho deciso di vedere qualcosa di nuovo, vedere un qualcosa di più della normale vita che ogni giorno noi viviamo. E questo mi ha portato a conoscere Cristo e ad accettarlo. Da quando l'ho accettato, ho visto che le persone, invece di allontanarsi da me, iniziavano ad avvicinarsi, iniziavano a vedere una persona diversa, una persona con cui potersi fidare, con cui potersi confidare. E ho detto, voglio che sia così, perché io amo le persone, non posso vivere una vita piena di dolore, voglio vivere una vita, non un'esistenza, voglio vivere una vita di gioia, una vita di felicità, quella vita che ti rende completo. Quello di cui vi voglio parlare oggi, oltre alla mia testimonianza, è proprio dell'amore, quell'amore di cui vi ho accennato prima, è quell'amore che mi ha cambiato, quell'amore che può cambiare voi, che può farvi vedere un qualcosa di nuovo. Veramente io sto qui a parlarvi davanti a tante persone perché io in questo momento dico che Dio esiste perché mi ha dato un amore che neanche i miei genitori potevano darmi, mi ha dato un amore che non avevo trovato da nessuna parte. È lo stesso amore che Lui vuole dare a voi, ma vuole un rapporto, vuole che ogni giorno, che qualche volta alla settimana possiate andare da Lui e chiedere: Signore, aiutami, Signore, dammi la forza di superare questo problema, Signore, dammi l'amore per poter stare bene, per poter essere gioioso. Sapete, secondo me ciò che veramente distruggerà il mondo sarà l'egoismo, perché essere egoisti significa pensare solo a se stessi, pensare ai nostri interessi, ai nostri soldi, ad avere più soldi, ad avere più cose, a pensare a tutto ciò che è di materiale qui, perché si vuole sempre di più, si ha paura di perdere quello che si ha e quello che non si può avere, quindi si cerca sempre di avere di più. Ma io vi voglio dire che l'amore di Dio vi riempie. Quando tornate alle volte la sera a casa vostra e dite: ma io come l'ho passata oggi questa giornata? Non mi sento completo, non mi sento dentro che sto bene, non riesco a vivere una giornata piena. Perché? Perché l'unica cosa è l'amore che ti completa, e quell'amore ti può dare solo Gesù Cristo. E voglio ringraziare ognuno di voi per avermi ascoltato e vorrei dirmi un'ultima cosa piccolina. Che stasera veramente potete andare a casa come siete venuti prima, o potete andare a casa e vedere che qualcosa di diverso può succedere nella nostra vita solo chiedendo a Gesù Cristo che può entrare dentro di voi. Grazie a tutti. Ciao a tutti, per chi non mi conosce io sono Marina, ho 28 anni e fino a un anno e mezzo fa ero una ragazza come tante altre, come tutte le mie coetanee. Dichiaravo di credere in Dio, ma in realtà forse non ero consapevole di ciò che questo volesse dire. La mia vita scorreva normalmente con i suoi alti e bassi, avevo una famiglia, ho una famiglia normale, non mi è mai mancato nulla, però un po' meno di 2 anni fa, mentre mi accingevo a laurearmi, laurea sofferta, conquistata con fatica, vabbè, per vari problemi, così, viene meno una persona accanto a me che, diciamo, su cui avevo contato, su cui avevo basato in quel periodo la mia vita, i miei sogni, il mio futuro, i miei progetti. E evidentemente le fondamenta di questa conoscenza non erano poi così forti, forse erano basate sulla sabbia, e per chi se ne intende un po' di costruzioni, la sabbia non è il miglior materiale
cioè per creare fondazioni. E quindi dovevo preparare la mia tesi, era una scadenza importante, mi sentivo persa, mi sentivo sola, come se tutto il mondo non fosse, cioè fossi da sola e ci fosse un baratro attorno a me, nonostante avessi la mia famiglia e tutto quanto, come se tutto fosse crollato. E allora, diciamo, questa è stata l'apice di una serie di delusioni, e vivevo senza gioia, senza sorriso. Avevo affrontato questa laurea in maniera non come doveva essere. Dal punto di vista psicologico, quella è stata una bella sofferenza che però mi ha aiutato a crescere, a cercare qualcosa di più profondo che probabilmente in quel momento non avevo. Mi sono resa conto che la mia vita era vuota e, nonostante comunque non mi mancasse nulla, qualcuno è venuto a parlarmi di Gesù, perché Dio non è sordo alle nostre preghiere, è sempre pronto a farci riemergere quando noi tocchiamo il fondo, e quindi è venuto subito in soccorso da me una persona che mi ha detto che Gesù mi avrebbe amato, che non, ogni mia preghiera sarebbe stata esaudita, ogni desiderio profondo del mio cuore sarebbe stato esaudito. E da quel momento ho capito che il mio problema più grande non erano le persone, non era quello che mi facevano mancare, ma era la mancanza di fede in Dio, una fede reale. Quella fede non dobbiamo pensare sia chissà cosa, deve essere piccola quanto il granello di sabbia che ti fa spostare una montagna, a cui tu puoi comandare la montagna e farla buttare nel mare. E da quel momento è iniziato questo mio cammino, e devo dire che la prima volta che ho messo piede qui, è la prima volta che ho ascoltato una predica senza annoiarmi, senza distrarmi, anche divertendomi e ricevendo di volta in volta sempre parole di incoraggiamento. Ho trovato la mia pace, la mia dimensione, e certo non è stato facile, credo che potranno capitare cose e non sarà facile magari superarlo, ma adesso ho una convinzione, una certezza, non ho più paura. Perché ogni volta che avrò qualche timore, qualche paura, qualche dubbio, so a chi rivolgervi, so che anche se noi non lo vediamo, Lui è sempre accanto a noi, il Suo Spirito è dentro di noi, e basta pregare, veramente ogni turbamento e ogni ansia va via. Adesso le mie prospettive, le mie aspettative sono cambiate, non è più l'amore, non è più la carriera universitaria, che da quando ho conosciuto Dio sicuramente va molto meglio e molto più speditamente. Diciamo, non sono più queste le cose più importanti, ma la cosa più importante sarà conquistare la vita eterna. Voglio ringraziare ognuno di voi, la famiglia Scavini, soprattutto i pastori, Esther e Giosuè in particolare, e la mia famiglia che oggi è qui. Un ringraziamento comunque a voi che mi avete ascoltato. Grazie. Ciao a tutti, io sono Rosy, per chi non mi conosce. Ho 16 anni e la mia storia inizia quando avevo 4-5 anni. I miei iniziarono a frequentare una chiesa evangelica, tipo simile a questa, e iniziavano a parlarmi di questo Gesù che ascolta, che interviene, un Gesù vivo, un presente. Tutti mi raccontavano, ma sono arrivata a un punto nella mia vita in cui avevo 9-10 anni che mi sono detta: Dio, tutti mi dicono, mi raccontano di te, mi dicono chi sei, mi descrivono chi sei, ma io non ti conosco. Quindi ho detto: Dio, io voglio conoscerti. È come dire: conosci Obama? Sì, tutti lo conoscono, ma nessuno ci hanno mai mangiato insieme. Quindi ho iniziato a provare cosa significa rivolgersi a Dio. E vedevo che magari la prima volta, la seconda volta puoi chiamarla coincidenza, magari anche la terza, ma la quarta volta tu vedi le circostanze cambiare. Vedevo che Dio rispondeva nella mia vita, rispondeva a quelle che erano le preghiere che io dicevo. E io voglio dirvi stasera che Dio è attento ad ogni preghiera, anche se avevo 4-5 anni. Quella preghiera che feci era: Dio, voglio davvero conoscerti, non ce la faccio più. Vedevo appunto nella mia casa, nella mia quotidianità, che le cose prendevano una piega diversa da quella che era la quotidianità. Vedevo le circostanze cambiare e quindi mi sentivo più rassicurata. È perché Dio aveva messo gli occhi su di me, Dio ha risposto a quella preghiera.
E lui non ci perde niente a intervenire nelle nostre vite, a cambiare quelle circostanze che magari diamo per scontato. Dio ha sempre il meglio per la nostra vita. Ed è provato che magari le circostanze non cambieranno da un momento all'altro, il giorno dopo saranno tutte rose e fiori, ma Dio ha uno scopo nelle circostanze. È lo scopo che Dio ha per la nostra vita è sempre il meglio, perché Dio ascolta. Quindi vi incoraggio stasera a fidarvi di Dio, a provare cosa significa realmente Dio, se veramente esisti, se veramente ci sei, fammelo vedere, fammi vedere chi sei, come rispondi, se rispondi. Io ho avuto una certezza nella mia vita che Dio risponde, che Dio è attento ad ogni minima parola che esce dal profondo del cuore. Dio non si è dimenticato di quella preghiera magari innocente, magari che avevo fatto con superficialità. C'era tutto il mio cuore in quella preghiera. Io ho detto: Dio, se ci sei, voglio conoscerti. E Dio non è che entra e che ti dice devi fare questo, 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 voglio questo, questo. No, Dio è un gentiluomo, bussa e aspetta solo il nostro sì per dire ok, voglio mettere mano in quelle situazioni che magari sono dolorose, in quelle situazioni che non si affrontano. Voglio il meglio per la tua vita. È quello che Dio ha fatto per la mia vita oggi. E voglio stasera incoraggiarvi a dire sì a Dio, a dire sì se esisti. Stasera ci saranno dei battesimi, delle persone mi parlano di Dio, di te. Ma tu dove sei? Dove vuoi portarmi? Cosa vuoi? E Dio ha sempre il meglio, quindi Dio risponde ad ogni preghiera. E ringrazio la Chiesa, ringrazio i pastori, i leader, se sono qui oggi, se sono cresciuta con magari dei valori cristiani, se sono qui è solo grazie a Dio. E voglio dirvi, voglio testimoniarvi che Dio c'è quando lo cercate, c'è in ogni circostanza, magari dove gli altri non vedono, Dio ascolta, Dio c'è. Per questo ringrazio tutti voi. E voglio ringraziare il pastore in particolare. Ok, siamo pronti? Adesso gli faremo il bagnetto a questi tre ragazzi. Prego, prego. Buttalo dietro un momento. Okay. Vi ricordo che la formula è battezzare nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Quello che fanno è una dimostrazione visiva di un'accettazione interna, ok? Bene, cominciate pure. Se voi siete pronti, chi è il primo? Aspetta, manca. Vabbè. Gli occhiali. Abbassatevi voi, magari fatevi lì che ti guardano dietro, ok? Vai più avanti. Solo con Giosuè abbiamo avuto un problema che è 2 metri. Ok? Che c'è la mamma qua, eh? Sogno di Dio non morirà mai, non smettere di lottare, non smettere di adorare, alza i tuoi occhi e vedi, io sto restaurando il tuo sogno. L'unzione di conquista, l'unzione di moltiplicazione. Ricevi la cura, ricevi l'unzione, l'unzione di audacia, l'unzione di conquista,
soluzione dei mondi. Devono morire la vecchia vita e risuscitare la nuova. Questo è il battesimo, ok? Non lavano il peccato, hanno messo a posto la loro vita prima. Non si entra con le pinne, non si entra con la cuffia, ok? Adesso tra un po' facciamo l'ultimo battesimo e poi abbiamo la presentazione, quindi una bella esperienza oggi. Risposta.
abbia destrore, speriamo in te. Questa è la voce di chi crede, che abbia un destrore, glorioso, glorioso, che ci ha salvato. L'onore tua pensa e l'onore a te. Sei la risposta, sei la risposta. Grazie Signore per questa giornata. Sappiamo che c'è ancora qualcosa da fare, qualcosa di bello. Noi sappiamo che ogni bambino che nasce ha superato delle difficoltà. Ricordatevi che quando Gesù è nato hanno voluto ammazzare tutti i bambini dai 2 anni in giù. Ecco perché noi preghiamo ogni giorno che non ci siano aborti. Io sono figlio di una ragazza madre che ha cercato di abortire perché tanti anni fa non poteva gestirmi. E se io fossi morto, voi non eravate qua. Ma quando ero piccolino, come stiamo per vedere Gioele, preparatevi così intanto. Quindi tu sei importante. Dio ha uno scopo meraviglioso per la tua vita. Non importa quanti anni hai, non importa se hai detto tante volte no. Stasera Dio ti sta dicendo: io posso fare qualcosa di meraviglioso per te. Io voglio servirmi di te per fare qualcosa di meraviglioso per gli altri. E non ha bisogno di denominazione. Ha bisogno solo che ci siano dei cuori predisposti che stasera possono dire: Signore, io voglio essere adoperato da te. Anche se fosse l'ultimo giorno della tua vita, daglielo. È la cosa più bella che ti può capitare, permettere che Dio si muova nella tua vita. Anche il solo fatto di dire a un'altra persona: Gesù esiste, puoi ricevere. Puoi sapere che stasera c'è un posto dove puoi portarlo. Venite, venite direttamente, venite pure. Stiamo per presentare Gioele. Loro hanno fatto un regalo alla Chiesa, perché hanno aspettato, potevamo farlo già 1 mese fa, 2 mesi fa. Quindi, perché non c'è un tempo, ok? Si può fare subito, dopo qualche settimana. Come si... Oh, tuo figlio dov'è? Ah no, il papà, è uguale. Belli. Sei contento del fratellino? Sì. Ok? Quindi quello che andiamo a fare adesso, loro hanno onorato la Chiesa dicendo: ci piacerebbe dare ai nostri amici, anche agli amici di chi si battezza, di poter vedere 2 cose contemporaneamente: la presentazione e il battesimo, capire cosa si fa con gli adulti, vero? Che la presentazione non è un battesimo, non si determina la salvezza del bambino, lui non verrà salvato perché fa questo gesto, lui è già salvato per la fede dei genitori, ok? La presentazione, presentare il bambino fino alla sua tenera età, vuol dire dedicarlo a Dio perché possa incominciare a conoscere. Adesso sarà l'amore dei genitori che incominceranno giorno dopo giorno a parlargli di Gesù. Mi ricordo che mia figlia e mio figlio, sta a schiaccia, pianoforte e chitarra, io faccio il cantante, mia moglie raccoglie le offerte. Cosa succede? Mi ricordo che andava alla scuola elementare, aveva una pennina con le forme di cuore con su scritto Gesù e diciamo che l'ha perse, ma qualche bambino l'ha graffignata. È tornata a casa: papà, mi hanno rubato la penna di Gesù, quella col cuoricino. Figlia mia, Gesù è buono, te la fa ritrovare, prega. Tante volte sembra quasi una scorciatoia. Preghiamo, no? Come per dire, non si sa mai. E così pregammo: Signore, fai ritrovare la penna, noi crediamo. Non so dopo quanto tempo. Dopo 2 mesi è tornata a casa tutta contenta, tutta gioiosa: papà, papà, guarda, Gesù mi ha fatto ritrovare, e ha ritrovato la penna dopo 2 mesi, non so come, ma qualcuno gliel'ha ridata e l'ha fatta riportare a casa. Se avete bambini, insegnateli a pregare, perché Gesù ascolta la loro fede, perché sono innocenti, sono puri, è un'arma potente, ok? Va bene, datemi il pupo, vieni qua Gioele, ciao, bello, ciao, è la prima volta che ci vediamo, da vicino. Allora, cosa facciamo adesso? Lo presentiamo al Signore, ok? Padre, nel nome di Gesù Cristo, vogliamo presentare la vita di questo tuo
dono di questo tuo figlio e ti ringraziamo. Si toglie le scarpe che tanto non servono, hai ragione. Sei nato senza scarpe, perché te le devono mettere? Ti ringraziamo di questo tuo dono meraviglioso per poter iniziare nella vita di questo tuo figlio una nuova vita. Signore, ti preghiamo che da questo momento nella sua vita tu possa entrare e cominciare ad avere una vita benedetta, protetta, per portare un nuovo frutto. Guidalo attraverso il tuo Spirito Santo, portando gloria ed onore al tuo nome. E rompiamo ogni maledizione generazionale sulla sua vita e ti chiediamo proteggerlo dal male e dal maligno. E ti preghiamo che crescendo sia uno strumento nelle tue mani, che sia un predicatore della tua parola, un testimone del tuo regno. Serviti e benedicilo, metti i tuoi angeli intorno a lui nel nome santo di Gesù Cristo. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vieni qua, voglio pregare per voi. È buono avere dei figli, ma la cosa più importante è di avere dei buoni genitori. Abbiamo sentito Nicolò, come i suoi genitori, come tutti i genitori, anche se erano bravi, non avendo Gesù, chi in un modo o nell'altro rappresenta la storia dei propri genitori. Le stesse difficoltà, gli stessi atteggiamenti, le stesse ferite. Ma quando i genitori hanno conosciuto Gesù, hanno benedetto la vita di Nicolò. Nicolò stesso ha cominciato a dire: io voglio il Gesù che hanno i miei genitori. Nessuno è perfetto. Io ringrazio Dio di averlo conosciuto, perché anch'io ho fatto dei danni, ma ho potuto adesso vedere come Dio è fedele e i miei figli sono qui a servire il Signore, e quindi ognuno di noi può farlo. Padre, vogliamo pregare per questi genitori, perché possono avere la sapienza per far crescere i loro figli, che nell'armonia e nell'amore possono far crescere, istruendo i loro figli nella via del Signore, nella parola, nello spirito, riconoscendo che questo bimbo, ma anche la loro figlia, sono un dono speciale. E noi vogliamo benedire questa coppia, benedire questa famiglia, benedire i figli che hai donato. Ti chiediamo la tua protezione divina sulla loro vita, sulle loro attività, ma soprattutto su quella parte spirituale dove si collegano insieme, pregano insieme per il cibo, per la salute, sapendo che tu li proteggi e con la loro fede aprono la loro vita, la loro casa, anche a persone che hanno bisogno di conoscerti. Per questo noi li benediciamo e ti ringraziamo ancora una volta per averli messi in questa famiglia, perché questa chiesa, prima di tutto, è una famiglia. E noi li vogliamo benedire nel nome di Gesù. Amen. Volete dire qualcosa? Ringraziare i familiari, i genitori. Vuoi dare a me? Niente, vabbè, io sono Mimo, per chi non mi conosce. Io avrei tanto da testimoniare in 7 anni di cammino. Stamattina chiedevo a Dio cosa delle tante cose che hai fatto devo dire stasera. Tu ogni giorno mi benedici, benedici la mia vita, la mia famiglia. E mi fai ogni giorno dei regali. E una parola ogni giorno Dio mi ha messo chiaro cosa devo dire, cioè quello che ho ricevuto oggi. E la benedizione di oggi siete voi che siete qui. Io veramente vi ringrazio, ringrazio parenti, tutti, sono venuti addirittura anche da San Nicandro, che Dio vi benedica per questo, e la mia ex titolare che tra un volo e l'altro è venuta, è dovuta andare via perché doveva partire, quindi un'ulteriore benedizione, amici, mio fratello ha dovuto lasciare il lavoro, che c'ha il locale e lavora anche di domenica, e quindi io lo ringrazio per questo. E entrambi i miei familiari, i genitori, che nonostante un passato difficile sono qua entrambi a testimoniare la loro presenza qui. Io veramente vi ringrazio, perché un giorno anch'io mi trovavo da quella parte e oggi mi trovo di qui a dover testimoniare che loro sono uno dei miracoli che ho ricevuto, perché non avrei potuto avere figli stando alla medicina, alla scienza. E io ringrazio Dio perché mi ha messo tanta di quella pace e serenità che ho imparato nelle difficoltà a essere positivo, a dichiarare le promesse di Dio, perché mi ritengo un figlio di Dio. E quindi quello che vi voglio incoraggiare a fare è nelle difficoltà che dovete dimostrare che Dio va oltre e può fare quello che voi state aspettando per superare.
Io molto brevemente, quando avevo fatto degli accertamenti per capire quale fosse il problema dopo 10 anni di matrimonio e non arrivavano figli, il problema ero io. E mia moglie, quando tornò a casa con le carte, passando dal ginecologo prima di rientrare, il ginecologo disse: guarda, voi neanche un'inseminazione vi potrebbe aiutare, perché la mia popolazione degli spermatozoi era troppo minima, troppo bassa per poter procreare. E quando chiesi a mia moglie il numero, da un minimo di 11 milioni e mezzo che potessero, diciamo, poter aiutare la procreazione, ne avevo appena 1.500, proprio un numero basso. Allora disse a mia moglie: ma noi 2 figli dobbiamo fare, il resto degli spermatozoi devi dire al ginecologo che li possiamo donare. Cioè, io di te stanno ridendo. Adesso voi ridete, però io lì ero cosciente di quello che dicevo e sapevo che Dio avrebbe risposto, e lì Dio ha guardato la mia sicurezza e fede in Lui, e ho avuto prima Sara, che non è a caso il suo nome, perché nella Bibbia Sara era sterile, quindi Dio gli promise discendenza e così fu, e Gioele, che significa Dio è il mio Signore. Ho voluto onorare Dio con questi nomi perché Lui ha onorato me, e se l'ha fatto con me, sono certo che lo farà anche con voi. Quindi, come me, che... grazie. Io dedico questo applauso a Gesù, perché è stato l'autore di tutto questo, partendo da mia moglie, che è veramente un dono meraviglioso di Dio. Mi sta accanto sempre nelle difficoltà, e io ricambio alla stessa maniera, perché ci aiutiamo reciprocamente. E poi voglio ringraziare il pastore, perché grazie a lui ho potuto capire che la verità è nella Bibbia e non su quello che possiamo ascoltare in qualsiasi luogo. Io, quando entrai qui, ero scettico e dissi: no, voglio conoscere questo Signore, e attraverso la Bibbia ho scoperto qual era la verità e la via da intraprendere. Quindi voglio invitare anche voi a fare questo: non ascoltate ciò che vi dico io, il pastore, chiunque sia, ma leggete e mettete in pratica la parola, e siete certi che state facendo la volontà di Dio. Amen. 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 Prima cosa? No, volevo solo dire che Mimo ha dimenticato di dire una cosa, che lui, noi quando entriamo qua, lui aveva un cancro, e quindi Dio non solo l'ha guarito e gli ha dato la vita, ma l'ha reso capace di dare altra vita. Solo questo. Amen. Amen. Prendete pure posto. Ok, alziamoci pure, ringraziamo Dio per questa esperienza. Signore, vogliamo pregare. Voglio adesso pregare per ogni persona che è qua. Scusate? Se sei arrivato fino qua, non abbiamo né oro né argento da darti. Ti possiamo dare un calendario, un Vangelo se non ce l'hai, ma quello che vorrei fare insieme a voi è che Dio possa benedire questo giorno, e lì dove c'è qualcuno che in questo momento... Scusate, stiamo ancora pregando, soprattutto per coloro che hanno bisogno. Io so che ci sono persone qui che hanno bisogno, sono sicuro che ci sono persone che piangono nel loro cuore, che si sentono soli ad affrontare un problema, e noi diciamo sempre che tutto va bene, ma non è così. Per questo, Spirito Santo, nel nome di Gesù Cristo, io ti chiedo stasera, in questo momento, di intervenire nel nome di Gesù sulla vita di ognuno di loro che è qui. Forse non aveva messo in preventivo di sentire qualcosa per sé, forse è venuto per onorare un'amicizia, ma tu, è come quando si butta una rete, si pescano i pesci, e sicuramente in questa situazione tu, Signore, hai voluto portare un messaggio a molti di loro che sono qua. Voglio pregare che tu non getti la spugna, che non possa più stare nella tua mente un solo pensiero dove tu dici: facile a parlare, io sono da solo.
nessuno mi ha mai aiutato. Bene, questa opera, questa famiglia, chiamala chiesa, chiamala come vuoi, vuole dimostrarti che se tu solo alzi la tua mano, se tu solo dici io voglio essere aiutato, noi siamo qui stasera e vogliamo aiutarti, vogliamo dirti non essere più da solo, vogliamo esserti a fianco, perché così come io sono stato aiutato e sono stato tirato fuori dal fango, così come hai sentito le testimonianze di queste persone, forse tu sei una di queste persone che ha bisogno. Non aver vergogna, non ti preoccupare di quello che dici. Alla fine andremo tutti davanti e tutti dovremo ammettere le nostre debolezze. Ma Dio ha preparato sulla terra la sua sposa, la Chiesa, quei luoghi dove la gente può andare e come in un pronto soccorso dire: Signore, aiutami. Signore, io ho una malattia, io ho un tumore, io ho un cancro, io ho il matrimonio che va male, io ho una dipendenza da alcol, da droga, da fumo. Forse hai una dipendenza da pornografia, non importa, Dio non ti giudica, Dio sa che lo fai, chi è a fianco a te non lo sa, ma Gesù ti ama, per questo ti ha portato qua. Ma non parlare negativamente, cerca l'aiuto di Gesù. Nessuno potrà dire Gesù non mi ha aiutato, no, Gesù è qui. Dove c'è lo Spirito Santo, dove ci sono due o tre persone riunite nel suo nome, Gesù è lì. Quindi tu sei qua per ricevere l'aiuto di Dio. Ti voglio chiedere una cosa, dai la mano alla persona a fianco a te, che ognuno ci dia una mano. Alleluia. Sai, la persona che stai tenendo la mano, forse un giorno la troverai a fianco a te in paradiso, anche se in questo momento forse non la conosci, Dio te la metterà a fianco. E sai, Dio non ha persone singole, Dio ha il suo corpo. Tu in questo momento, se credi in Gesù, fai parte del progetto di Dio. Non guardare il locale, non guardare il mondo evangelico, non me ne frega nulla. Io sono un predicatore del Vangelo, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ho preso gli esempi della Bibbia perché tutti li possa ricordare e basta. Ma voglio pregare, perché ti ho detto che se tu hai lo Spirito Santo puoi fare cose straordinarie, ok? Datevi la mano. Spirito Santo, in questo momento, quello che conta è che tu stendi la tua mano sopra ognuno di loro. Che in questo momento la tua unzione soprannaturale, la tua potenza vada al di là delle circostanze. Vengo contro ogni spirito di incredulità, rompo ogni maledizione che è stata sulla vita di persone che sono qui presenti, persone che non sono mai riuscite a mantenere un rapporto nel tempo, persone che non riescono mai a mantenere un posto di lavoro nel tempo, persone che si ritirano a casa e sono eternamente arrabbiate perché nella tua casa non c'è più gioia, perché il diavolo è venuto a rubare la gioia. Io voglio pregare perché ogni matrimonio qui presente possa ritrovare un nuovo tempo, una resurrezione. Voglio venire contro ogni spirito di oppressione, di depressione, nel nome di Gesù. Tutte quelle voci che ti hanno scoraggiato. Lì, quando ogni volta hai cercato di iniziare a fare qualcosa, il pensiero più forte era: non ce la farò. È il tempo nero, è la crisi, non è il momento. Questa è l'opera del diavolo. Gesù dice: ogni cosa è possibile a chi crede in me. Tu devi solo credere in Gesù, non in me, in Gesù. E nel nome di Gesù Cristo vengo contro ogni tumore, ogni cancro, ogni problema, che può infermità, che può essere presente nel corpo, nel sangue, negli organi, nel cervello, problemi di vista, nel nome di Gesù Cristo. Perché chi crede imporrà le mani agli ammalati e questi guariranno. Spirito Santo, ognuno di noi in questo mondo sembriamo come tante pecore senza un pastore. E questo pastore si chiama Gesù. Smetti di guardare in giro, fermati, guarda in alto, Gesù è lì davanti a te e ti sta dando la direzione per la tua vita. Ci sono persone qui che sono scoraggiate, che non sanno più cosa fare, è una lotta continua con i pensieri e Gesù ti dice in questo momento: devi solo fissare lo sguardo su di me, dice Gesù, autore e compitore della fede. Dio ha creato questo incontro per te, non c'è niente che non possa fare. E nel nome di Gesù io benedico ogni anima che è qui, che tornando a casa potranno sentire da oggi in poi una gioia mai sentita. E nel nome di Gesù Cristo tolgo tutto quello che finora ha impedito di farsi alcune domande, di osare, di cercare la verità.
Ti voglio lasciare con questa parola: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, liberi dall'inganno, liberi dai pesi, dall'ansietà. Conosci la verità. La parola di Dio è guarigione per chi l'ascolta e vita per chi la trova. Nel nome di Gesù comando ad ogni opera del diavolo, ad ogni spirito immondo che ha legato la nostra vita in questo mondo di tenebre, di andare via, e che giunga la luce del Signore sulla nostra vita in questo momento. Non importa se sei giovane, se sei anziano, tutti abbiamo bisogno di Gesù. Se tu soffri d'amore, è normale. Immagina che soffrire d'amore è come avere un buco nel proprio stomaco, ma ti voglio dire, questo buco ha una forma, ha la forma di Gesù. Quando tu hai Gesù dentro di te, tu non cerchi più l'amore nelle persone, tu dai amore. Tu non guardi più a chi fa del male, tu pensi di dare del bene, perché dice: fiumi d'acqua viva sgorgeranno da voi. E da questo momento io so che lo Spirito Santo, che Dio ti sta dando una marcia in più. Non sarai più un pezzente spiritualmente parlando, non vivrai più sotto le circostanze, ma avendo fiducia in Dio, nel suo spirito, nella sua parola, da oggi tu partorirai il tuo futuro. Tu sei stato il problema, ma se stasera accetti Gesù, tu sei la soluzione. Dio non ti ha creato per essere la coda, Dio ti ha creato per essere la testa. Anche se i tuoi genitori ti hanno offeso, ti hanno fatto crescere alle spalle di un fratello, di un problema, forse ti hanno causato dei problemi, ti hanno rinnegato. Noi non stiamo a giudicare perché l'hanno fatto. Loro hanno fatto quello che hanno ricevuto, ma non è giusto che noi facciamo quello che abbiamo ricevuto, perché ti chiedo solo una cosa adesso, che può librare molto la tua vita. Come dice nel Padre nostro: e perdona a noi i nostri debiti, come noi perdoniamo i nostri debitori. Adesso Dio ti fa vedere nella tua mente le persone con cui tu hai un grande rancore. Io vedo che molti di voi hanno una rabbia dentro, perché sei stato ferito, forse hanno abusato di te, forse ti hanno rubato quello che avevi, forse ti hanno fatto trovare fuori, ti hanno dato delle colpe ingiuste. Bene, queste cose hanno provocato, da quel momento, se tu puoi notare, è iniziato il declino della tua gioia. Forse c'hai tanti soldi, ma non sei felice, perché la gioia è nel cuore, non nelle cose, non nelle persone. E io ti chiedo di fare questo gesto. Ma credetemi, perdonare non è un sentimento, è come la fede, una presa di posizione. Quindi devi voler perdonare la persona che ti ha ferito. Quindi nella tua mente adesso fai questo: Signore, io perdono. Metti il nome della persona, nel nome di Gesù, per dire: io perdono Giovanni perché mi ha fatto questo, nel tuo nome. Io decido di perdonare, perché quando tu perdoni, sai cosa accade? Tu ti liberi. Non è vero che quando tu non perdoni fai soffrire l'altra persona. Come dicono i nonni, no? Gli anziani, fai male sangue, ti rodi il fegato. È vero, per questo siamo, molte malattie derivano solo dal fatto perché non perdoniamo. E non dire, come il diavolo ti suggerisce, ma approfitterà di nuovo. Questo non vuol dire che tu gli darai le spalle, ma tu non puoi impedire che una cosa vecchia possa essere ancora viva dentro di te. Ti faccio un'ipotesi: se questa persona è morta e tu non perdoni, ha lo stesso effetto, come se continuasse a farlo anche se è morta, come se fosse viva. Vedi che potere ha la mancanza di perdono? E io ti garantisco che molte guarigioni accadranno stasera, solo perché tu accetterai di perdonare nel nome di Gesù la persona che ti ha fatto male. Perché Gesù dice: se tu non perdoni loro, io non riesco a perdonare te. Questo è il Padre nostro. Il Padre nostro è una preghiera meravigliosa, è l'esempio di come si, è un menù, è un indice. Bene, Signore, io ti ringrazio per questa meravigliosa esperienza, per questi tuoi figli meravigliosi. Voglio benedirli, benedire la loro vita, i loro matrimoni, i loro figli. Voglio rompere l'inganno del diavolo che finora è venuto a rubare nella loro vita. Ci sono persone che qui avevano aspettative, da tempo stai aspettando risposte e non stanno accadendo. E io voglio rilasciare l'unzione di Dio perché tu possa risolvere queste cose. Ma guarda a Gesù, non guardare a me, affidati a Gesù.
benedici il loro ritorno a casa, benedici questo giorno, grazie per averli conosciuti, perché per certo la tua parola è entrata e loro sono nuove creature. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Facciamo un canto? Ok? Adesso, mentre vi preparano qualcosa come ospite.